Ciao, quali sono le ragioni per cui si è attratta dai Don Giovanni? Allora, ci sono molte donne che si lamentano del fatto che sono attratte soltanto da persone potenzialmente infedeli, da persone che fanno il vero tradimento, da donaioli, Don Giovanni, uomini che ci provano con tutte e quindi sono inaffidabili, e però ne sono attratte. Perché capita questo? Perché non si è attratta dal bravo ragazzo sotto casa, che sarebbe disposto a, che so, sposarti, e si è attratta invece dal libertino lontano che ti vede una volta ogni tanto, ti tratta pure male e ti riempie di corna. Perché il secondo ti fa vivere emozioni. Il secondo, se tu non sei in grado di avere una tua vita emotiva autonoma, te ne dà quante ne vuole, mentre il bravo ragazzo sotto casa non ti dà un'emozione. E quindi va a soddisfare l'esigenza logica, ma non va a soddisfare l'esigenza emotiva. Per cui prendi atto del fatto che se si è tratta di Don Giovanni, da chi ti tradisce, probabilmente hai un'esigenza di viverti il tradimento, di viverti l'emozione legata al tradimento, perché poi è tutto un fattore di sensazione, tutto un fattore di emozione quello che percepiamo. Per cui devi partire anche in questo caso da te stessa. È inutile che te la prendi con gli altri, sei tu che sei attratta, sei tu che dai potere al Don Giovanni, al donaiolo, al libertino. Ma perché è un'esigenza emotiva? E allora devi insegnare alla tua parte emotiva a ristrutturarsi, cioè andare a cercare altrove il suo pagamento emotivo. Ma devi aiutarla, deve avere uno stile di vita tale per cui sta pagamento ci sia, altrimenti ti innamorerai sempre di quelli più bastardi, come facessi una selezione a livello nazionale, tutti i bravi ragazzi li scarti e gli stronzi selezionati di quelli ben innamorati, perché riescono a darti delle emozioni, quindi le emozioni devi imparare a procurartele da sola. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!